Buongiorno, allora questo è il mio pastore che dorme. Allora, come vedete, ho fatto un cappello, un pastore, un vestito, però l'ho fatto, vedete, senza la base, così come ho fatto con i piedi all'incantatore di serpente, e poi ho fatto la copertina, la storia. I colori naturalmente li potete sempre scegliere voi. E adesso passiamo al tutorial vero e proprio. Allora, per fare questo personaggio, come vedete, ho iniziato dalla testa, come per tutti i personaggi base, e ho fatto la testa uguale a tutti i personaggi base. Adesso sto facendo il corpo. Io lo sto facendo con un bordeaux perché ho deciso di farlo bordeaux il vestito, quindi vado avanti con il corpo fino al giro 25. Adesso mi trovo al giro 20, faccio altri 5 giri. Al giro 25 vi faccio vedere come procedo. Ho lavorato fino al giro 25, così come per tutti gli altri personaggi. Ora, il 26° giro, lavoro un giro sempre di 30 maglie, ma lasciando la costina avanti, quindi lavoro in blu, soltanto la costina di dietro, quindi farò 30 maglie, vedete, una, due, tre, quattro, cinque, sei, continuo così per tutti i giri e mi resta sul dritto del lavoro una costina dove mi aggancerò dopo per fare l'altra parte della tunica. Faccio questo giro e poi chiudo il lavoro. Sto facendo la stessa lavorazione che ho fatto per il personaggio dell'incantatore di serpenti. Quindi facciamo questo 26° giro in blu e chiudiamo il lavoro. Ho finito il 26° giro in blu, ora faccio due maglie bassissime sulla maglia intera e chiudo il lavoro. Lascio un po' di filo per cucire. A questo punto posso anche preparare la base. Qui verrà imbottito e metterò poi la base che sto preparando adesso. Per fare la base faccio come per tutte le altre basi, quindi comincio con l'anello magico, le 6 maglie nell'anello magico e poi faccio gli aumenti, quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei maglie, stringo, chiudo il primo giro e poi faccio 12, tutti aumenti, una maglia e un aumento, 18, due maglie, un aumento, 24, tre maglie, un aumento, 30, a 30 chiudo il cerchietto e dopo aver imbottito cucio il cerchietto qui sul bordo. A dopo. Allora, come vedete, ho fatto il cerchietto e adesso lo sto a cucire sull'ultimo giro che ho lavorato in questo modo, maglia per maglia. Dopo che ho cucito il cerchietto, farò le gambe. Facciamo il cerchietto, cuciamo questo cerchietto. Allora, come vedete, ho cucito la base e mi rimane una costina intorno intorno che poi alla fine adopererò per fare il resto della tunica. Adesso facciamo le gambe. Per fare le gambe prendiamo il filato color carne e
cominciamo sempre dal nostro anello magico. Quindi catenella per bloccare e 8 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie basse. Stringiamo e chiudiamo come sempre con la maglia bassissima. Facciamo ora un altro giro da 8 maglie, lavorando una maglia su ogni maglia, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8 maglie. Giriamo bene il lavoro in modo da far stare all'interno la codina e continuiamo. Facciamo di nuovo 8 maglie. Quindi facciamo una, due, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie. Nella maglia finale facciamo 2 catenelle e 3 maglie, 1, 2, 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse tutte insieme. Ricominciamo. Facciamo di nuovo 8 maglie sulle maglie basse che avevamo già lavorato, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie. Spingiamo in fuori il gruppetto di maglie alte e in cima qui vedete, queste sono una e due le catenelle, qui sulla maglia centrale in cima andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi una, due, tre e 4 maglie basse, tutte nella maglia di chiusura del giro sottostante. Abbiamo così 12 maglie basse, perché 4 ne 8 ne avevamo, 4 le abbiamo fatte adesso e sono 12. Nascondo all'interno il filo, così non mi dà fastidio, e ora riporto le maglie da 12 a 8 di nuovo, lavorando una maglia e una diminuzione, quindi una maglia, una diminuzione e abbiamo fatto 2, 3, la diminuzione e facciamo 4, 5, la quinta maglia, la diminuzione. Facciamo 6, la settima maglia e l'ultima diminuzione e abbiamo 8. Vedete? Questa è la forma che prende il piedino.
Se contate abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie. Imbottiamo appena appena il piedino e poi continuiamo a lavorare sempre su queste 8 maglie. Giri fino ad arrivare al 14° giro. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5. Arriviamo al 14° giro lavorando sempre 8 maglie. Ci vediamo dopo. Allora, sono arrivata a fare il 14° giro. Ora il 15° giro farò una maglia e un aumento. Riporterò le maglie a 12, quindi una maglia, l'aumento 2 e 3, 4, l'aumento 5 e 6, quindi la maglia sono 7, l'aumento 8 e 9, un'altra maglia e sono 10. E l'ultimo aumento sono 11 e 12. Farò ora un giro da 12, così come si presentano le maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11 e 12. Due maglie bassissime e chiudo il lavoro. Lascio il filo un pochino lungo per poter cucire. Eccolo qua. Questa è la gambetta. Ne ho fatta già un'altra, quindi sono due in questo modo. Verranno cucite qui sotto, in questo modo, dopo aver messo dentro uno scovolino perché così gli do la forma. A questo punto bisogna fare le braccine. Le braccine naturalmente sono fatte, io le ho già fatte, così come per tutti gli altri personaggi del presepe. In questo modo ho fatto anche le ciabattine e le ciabattine io le ho fatte in questo modo. Ho preso un filato, ho fatto un anello magico. Nell'anello magico ho fatto la prima catenella per bloccare, ne ho fatto un'altra, due. Poi ho fatto 3 maglie, 3 mezze maglie alte, quindi una, due e 3 mezze maglie alte. Ho stretto il lavoro in questo modo e ho girato il lavoro, lavato in questo modo. Ho fatto 3 catenelle, una, due e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e ho girato, poi ho fatto un'altra maglia alta qui nel primo punto e sono due, una terza maglia alta nella maglia centrale e sono tre e nell'ultima maglia ho lavorato altre due maglie, quindi una e due maglie. Allora, ho fatto poi, girando il lavoro, una catenella e ho ripreso tutte le maglie, 1, 2, 3, 4,
4 e 5 in questo modo e le ho chiuse tutte insieme. Vedete? Questa è la forma. Mi sono lasciato il filo abbastanza lungo. Allora, ho appoggiato in questo modo, vedete, il piedino qui e infilando l'ago. Ho agganciato la scarpina, vedete, facendo passare indietro un pochino, bloccandolo, così. Ho agganciato la scarpina sul piede, qui, vedete, passando con il filo, in questo modo, guardate, un paio di volte. Vedete? Poi ho girato intorno qui, prendendo la maglia iniziale dell'anello magico. Qui. Ho fatto un giro intorno, qui, tutto qua. Vedete? Così. E ho fermato di nuovo il lavoro. Qui dove stava l'inizio del lavoro. Ho bloccato tutto con un paio di punti e poi ho nascosto il filo all'interno. Allo stesso modo ho nascosto l'altro filo. Ho fatto l'altra ciabattina, ma allo stesso modo. E poi ho tagliato i fili. Ci siamo. Adesso possiamo riprendere a fare il lavoro. Cuciamo questo e riprendiamo il lavoro. Cuciamo le gambette e riprendiamo il lavoro. Ho cucito, vedete, le gambe. Al mio pupazzetto, adesso dal dietro riprendo sulla costina, questa costina dove ho lasciato prima, riprendo e lavoro di nuovo a maglia bassa la tunica, quindi mi aggancio, faccio una catenella per bloccare, vedete? E nello stesso punto faccio la mia prima maglia bassa. Lavoro poi tutto intorno, sempre su quella costina che ho lasciato, 30 maglie basse. Vado tranquillamente intorno intorno e faccio questo giro. Vedete? Facciamo un certo giro. Ho fatto il primo giro da 30 maglie, questo è il 26esimo giro. Adesso il 27esimo giro farò 4 maglie e un aumento portando le maglie da 30 a 36, quindi lavorerò una, due, tre, quattro maglie e l'aumento. Uno e due. Quindi quattro maglie e l'aumento per tutto il giro, arriveremo a 36 maglie, 4 maglie e l'aumento. Continuiamo così per tutto il giro.
Allora, ho finito i miei 35, sì, 35 giri, vedete, ho chiuso, io sono arrivata giusto giusto alla lunghezza, vedete che volevo, se per caso per voi è corto fate un giro in più, se lo volete più lungo che copra ancora di più i piedini, ecco, quindi poi ho attaccato come vedete le braccine, ho fatto la testa, i capelli, facendo una calotta semplicemente, come ho fatto per la testa, ho fatto gli aumenti 6, 12, 18, 24, 30 e sono arrivata al decimo giro con 30 maglie e poi ho chiuso. Ho messo i miei occhietti, ho preparato una cinta di 60 maglie, una catenella, diciamo, di 60 maglie che lego così, il gilet come quello del pescatore, lavorando 34 maglie alte per 3 giri, poi ho diviso, ho fatto separatamente i due davanti e il dietro e poi ho cucito sulle spalle e quindi a questo punto posso infilare il gilet al mio pastore, vedete? Semplicemente. E poi ho fatto il cappello. Il cappello l'ho fatto come il cappello dell'altro pastore, uguale. Con la cordicina è tutto identico, però questo non glielo metto in testa perché lo metterò in questa posizione. Vedete? Così, e il cappello lo metterò in questa posizione. Ed ecco fatto il mio pastore che dorme. Spero di essere stata chiara. Se avete delle domande, sono sempre qui. Ci sentiamo al prossimo tutorial. Grazie.